Adesso la parola al sindaco di Verona, Sboarina. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io porto il saluto, ma intanto porto il saluto anche della mia città di Verona. Un'amministrazione, abbiamo appena iniziato, è da 5 mesi che siamo stati eletti, che sono stato eletto, e parto da qui per dire un ragionamento, cercherò di essere il più veloce possibile. Io sono stato eletto, sono rappresentante di un movimento civico che ha messo insieme una coalizione. Io ringrazio ancora Giorgia perché è stata una delle promotrici della costruzione della coalizione sul nostro territorio, una coalizione in cui c'è tutto il centrodestra all'interno. Una coalizione che ha vinto perché si è trovata prima attorno ad un progetto che è stato costruito a livello territoriale, a livello locale. Sono state poi, attorno a questo progetto, si sono uniti i movimenti civici e i partiti del centrodestra e alla fine è stato individuato il candidato nella mia persona ed abbiamo vinto. Abbiamo vinto facendo una campagna, parlando ovviamente, era una campagna amministrativa della nostra città, di quelli che erano i problemi della nostra città, ma abbiamo vinto facendo una campagna anche portando avanti, ed è quello che io sto facendo quotidianamente per la mia città, una campagna di valori, una campagna fatta di andare a dire nelle piazze che nelle nostre scuole i crocifissi devono rimanere, non devono essere tolti. Una campagna fatta in cui davanti a tutto sta l'identità di una comunità locale all'interno di una comunità più ampia che è la comunità nazionale all'interno della nostra patria. È una campagna che è stata fatta sui valori, quindi su questioni anche di carattere politico. Perché vi dico questo? Perché quella è stata una campagna vincente, stravincente. E pochi mesi prima delle elezioni, il movimento politico che io rappresento, il movimento civico, non voglio allargarmi, aveva l'1% nei sondaggi, 1-2%. Ci siamo posti il problema di caricare all'interno un po' tutti per crescere. Abbiamo fatto una scelta, perché la vita è fare scelte quotidianamente. Abbiamo fatto la scelta di andare avanti noi con i nostri valori, con i nostri principi e di non caricare gli impresentabili. Siamo arrivati al 14% e abbiamo stravinto le elezioni. Nella vita si può vincere o si può perdere, però io penso che bisogna sempre essere coerenti con le proprie idee e con i propri valori. L'importante è non perdere la faccia. E sappiate che i cittadini che votano alle amministrative sono gli stessi cittadini che votano alle politiche. Non vengono calati da Marte. E i cittadini ormai, almeno i nostri concittadini, ma penso che questo funzioni così in tutta Italia, non sono stupidi. Gli inciucci, chi è stato da una parte e poi salta dall'altra, ti fa più perdere che guadagnare. Quindi io quello che dico da questo palco, mi viene data la possibilità di parlare ad un auditorium e in un contesto di carattere nazionale, è noi abbiamo portato avanti un progetto amministrativo, ma un progetto politico coerente. Le persone, la gente in questo momento storico ci chiedono chiarezza, ci chiedono coerenza, ci chiedono valori, ci chiedono un insieme di cose che non sono contrattabili, che non sono barattabili e sui quali dobbiamo misurarci. Non so se sia il caso, all'interno di un contesto di questo tipo, in vista delle prossime elezioni politiche, caricare proprio tutto e tutti, perché questo, secondo me, ripeto, ci fa più perdere che non guadagnare. Se noi siamo coerenti, se noi siamo lineari, se noi siamo chiari, in questo contesto storico abbiamo un solo risultato e un solo traguardo, la vittoria. Buona giornata a tutti.